In commercio esistono davvero tantissime forme e tipologie di galleggianti. Ciò non significa che siano tutti uguali. Solitamente io ne utilizzo due forme in particolare, quelle più raccolte per fare la montatura con il vetrino e questi, diciamo con una forma un pochino più affusolata, invece per utilizzarle con le spallinate di piombini. Le spallinate di piombini le possiamo fare, come abbiamo già visto in diverse occasioni, più o meno aperte, con pallini più o meno grandi, ma preferisco utilizzare queste forme un po' più longiline perché innanzitutto mi piace di più il movimento che fanno in acqua e poi questa antenna più sottile rimane comunque molto più precisa sulle indicazioni, tarato alla perfezione, praticamente appena la trota dà segni di abboccata, il galleggiante sparisce sotto la superficie dell'acqua senza dare troppa resistenza e quindi senza far capire l'inganno al pesce. Viceversa, quando utilizzo le montature con il vetrino, preferisco utilizzare queste forme più raccolte. La particolarità di queste forme sono due: innanzitutto ci permettono di lanciare più lontano, avendo una forma più contenuta, e soprattutto di non intrecciarsi durante il lancio, cosa invece molto più probabile con un galleggiante con un'asta più lunga o magari anche con un'antennina sopra. Con questa superficie totalmente liscia sicuramente evita tantissimi grovigli. Dopodiché, quando andiamo a recuperare e a battere con la canna, come si dice in gergo, il vetrino stesso, il galleggiante, crea dei cerchietti sulla superficie dell'acqua molto indicativi, sta dall'altra parte della canna, per capire se sta facendo lavorare la montatura e di conseguenza l'esca nella maniera corretta.